Il brano che trovate a pagina 492 vi riporta l'ultima sezione relativa all'episodio della eliminazione dell'imperatrice. Il personaggio di Agrippina, è stato estremamente controverso. E su di lei troviamo testimonianze opposte. Era sicuramente una donna intelligente, affascinante, che proveniva da una delle famiglie più prestigiose della tradizione romana, che vantava anche in un certo senso il fatto di essere figlia di due personaggi che furono amatissimi sia dal Senato che dal popolo romano. Germanico, compianto condottiero eliminato precocemente da trame di palazzo, e la mamma Agrippina Maggiore, sua omonima. Agrippina si sentiva parte integrante dell'impero, venendo da una famiglia così prestigiosa, essendo stata educata in maniera completa dal punto di vista della formazione culturale e anche da un certo punto di vista dell'esperienza politica. Ci sono diverse testimonianze che parlano di lei come di una persona molto austera, con un carattere fortissimo, quasi maschile, tant'è vero che a volte si fa un paragone letterario tra Agrippina e la Clitemnestra di Eschilo, presentata nell'Agamennone proprio come una donna che ha però un carattere maschile, a pieno titolo, una donna di potere, e così si è sempre comportata. Il matrimonio con lo zio Claudio fu proprio un matrimonio politico. Agrippina usò questa occasione per garantire una carriera al proprio figlio Nerone. E per Nerone fece tutto, tanto che Tacito riporta una frase che ne avrebbe pronunciato: mi uccida pure purché regni, proprio per dimostrare come Agrippina si sia messa al servizio del potere di suo figlio. La relazione tra lei e Nerone è estremamente controversa, perché è una relazione di interdipendenza. Il legame madre-figlio è fortissimo, ma per alcuni aspetti morboso. Più Nerone cresce e più sente di essere vincolato alla volontà di sua madre. A lei non sa opporsi, non sa dirle di no e avverte tutti i limiti di questa sua dipendenza emotiva ed affettiva. Quindi comincia ad attuare dei meccanismi di allontanamento, di separazione. Cerca di conferire alla mamma degli incarichi che la tengano fuori dal palazzo imperiale, possibilmente lontana persino dalla capitale. Quando poi gli incarichi e i viaggi diplomatici non bastano più, ne compra una villa a Baia, allora località prestigiosissima, e ne consiglia spesso di andare in vacanza, di preoccuparsi della sua salute. Sono tutti tentativi per tenerla lontana da sé. Ma Nerone non sa gestire questa relazione e ad un certo punto comincia a pensare che solo la morte della madre lo renderà completamente un uomo libero. E quindi chiede consiglio ad un potente, liberto, consigliere di corte, Aniceto, che detesta Agrippina, forse per le stesse ragioni di Nerone. I due cominciano a pianificare l'eliminazione dell'imperatrice. Non può avvenire tramite veleno, perché ahimè troppe persone sono morte in modo sospetto da questo punto di vista, Claudio, Britannico, e allora si architetta un incidente. Aniceto fa costruire una nave, come se fosse una nave da crociera, che Nerone regalerà alla mamma, ma progettata per squarciarsi a comando, in modo da dare l'impressione di un naufragio. E così avviene. Dopo una serata in cui Nerone invita nella sua villa la mamma a Napoli e la intrattiene recitando magistralmente la parte del figlio amorevole, ecco, alla fine di questa serata le regala questa sorta di yacht e la convince a ritornare a Baia non via terra ma via mare. Ora, in realtà, nel momento in cui lo squarcio viene creato ad arte, fortunatamente o fortunosamente Agrippina si salva, perché era previsto che una trave cadesse esattamente sul suo letto,
per schiacciarla, ma l'imperatrice non era a letto distesa, era seduta su un letto e stava chiacchierando con una sua ancella. Quindi la trave cadde tra le due. L'imperatrice non si fa nulla, pensa ad un reale incidente e si mette in salvo a nuoto. Il brano vi riporta che cosa succede nel momento in cui la notizia che l'imperatrice si è salvata arriva a Roma. Anche il secondo brano propone l'interruzione di un rapporto di collaborazione e anche affettivo protrattosi per molti anni, ma che ad un certo punto diventa difficile da gestire per entrambi. Seneca chiede di potersi ritirare a vita privata presentando due motivazioni. Innanzitutto il fatto che ormai è un uomo anziano. Secondo, che il suo ruolo suscita l'invidia di molti e quindi Seneca non vuole essere oggetto di malevolenza. Nerone risponde con un discorso che rispecchia quello del suo maestro, dimostra di comprendere le esigenze di Seneca e lo ringrazia per la collaborazione tenuta negli anni, gli concede il riposo che la vecchiaia merita. In realtà si avverte che Nerone non vede l'ora di liberarsi di un maestro ingombrante. Ultimo testo da leggere, il suicidio di Seneca. Vi ho indicato la pagina iniziale, in realtà vi chiedo di guardare solo la traduzione in italiano, quindi un paio di pagine più avanti. Nel contesto della congiura dei Pisoni, gli arrestati che vengono interrogati sotto tortura cominciano a fare nomi di adepti alla congiura. Gli arresti proseguono gli interrogatori e quindi progressivamente a macchia d'olio il numero dei coinvolti si dilata. Ora, a parte il dubbio delle informazioni che vengono estorte attraverso la violenza e della loro veridicità, della loro affidabilità, si aggiunge a questo un altro dubbio che Nerone abbia appositamente inserito nella lista dei denunciati una serie di persone che in qualche modo erano scomode per lui. Lo si desume proprio dall'analisi di questi nomi e si vede che appartenevano ovviamente tutti al rango senatorio e soprattutto che quasi tutti erano di formazione stoica. Ora è vero che lo stoicismo pone come fondamento del suo insegnamento il tema della libertà. Però molto spesso gli storici trascendono l'idea di libertà politica, parlando di libertà di pensiero, di libertà interiore. Quindi, quanto effettivamente la scuola stoica avesse aderito o sostenuto la congiura e quanto invece si trattasse semplicemente di persone che sostenevano con apertura di mentalità e chiarezza di linguaggio le loro convinzioni. E per questo erano risultate scomode o invise all'imperatore, rimane una questione aperta. Di certo Seneca fu coinvolto in questo modo. Si era già ritirato a vita privata, non aveva più un'influenza diretta sulla politica romana, quindi perché eliminarlo rimane abbastanza controverso, se non spiegabile con il fatto che l'imperatore vedeva in tutte le persone di prestigio e di chiara intelligenza una possibile minaccia. I pretoriani consegnano a Seneca l'ordine di suicidio. Seneca risponde con grande dignità di non aver mai fatto nulla contro l'imperatore, di averlo amato come discepolo, di aver di lui una grande considerazione, che lo aveva sempre portato a dirgli personalmente e direttamente ciò che Seneca non condivideva, quindi non avrebbe mai tramato alle sue spalle. Ma dato che l'ordine è stato imposto, Seneca dice di saperlo affrontare con dignità. Nella sezione che qui è riportata trovate all'inizio, in quello che è il capitolo 62, la presentazione di ciò che accade nella casa di Seneca come un fatto pubblico. Seneca si prepara a togliersi la vita davanti agli amici e ai discepoli. Quindi è una sorta di
Ultima dimostrazione del suo insegnamento, una sorta di paradigma di comportamento. Seneca, per anni si è preparato alla morte, ha riflettuto sulla morte e sarebbe assurdo che adesso, dimostrasse paura, dopo aver tante volte invece raccomandato di concepire la morte come la semplice e naturale conclusione della vita. Qui Seneca ci viene veramente presentato come un'incarnazione del filosofo. Alle volte si fa un'analogia tra questi ultimi momenti della sua esistenza e gli attimi che precedono la morte di Socrate, quando il maestro trova la forza di parlare con grande serenità ai suoi allievi. Il capitolo 63 invece ci presenta un aspetto più intimo e privato, il legame tra Seneca e la moglie Paolina, che aveva 22 anni meno di lui, che non era stata colpita da un ordine di Nerone e quindi poteva accettare di vivere. In realtà Paolina vuole condividere fino in fondo la sua scelta di stare accanto a Seneca e quindi se lui muore chiede di essere sua compagna anche in questo momento. Entrambi insieme espongono il braccio al taglio delle vene. Poi però ecco che Seneca, che fino a questo momento si è posto come maestro inflessibile, ha un cedimento, non riesce a sopportare la vista della moglie che muore e quindi chiede di essere portati in stanze diverse. A questo punto, Tacito accompagna Paolina più di Seneca e ci racconta che poco dopo Paolina perse conoscenza. Nerone fu informato della sua scelta di morire insieme al marito e diede immediatamente ordine di salvare l'esistenza, di medicarla e di salvarla. Paolina era priva di conoscenza. Quando si rianimò, il marito era già morto e lei era già stata medicata. Seneca ci riporta anche i rumores, le chiacchiere malevole. Molti spettegolarono su questo fatto, dicendo che aveva semplicemente fatto il bel gesto di voler morire con il marito, ma poi, una volta riavutasi, aveva accettato le cure. Tacito commenta che c'è sempre chi è cattivo anche di fronte alla virtù. Paolina aveva sinceramente amato Seneca e dopo la sua morte gli sopravvisse molto poco, con l'aspetto di una donna distrutta. Quindi è solo cattiveria dubitare della veridicità delle sue intenzioni. L'ultima parte è strettamente simbolica. Seneca, che ha una circolazione molto lenta, si fa mettere in un bagno di acqua calda e con quella asperge gli amici lì presenti, come una sorta di benedizione sacerdotale, l'ultimo lascito che lui lascia alle persone che lo hanno amato.